In questo numero di Turismo Magazine si allunga la stagione della vacanza principale. Natale, sempre più visitatori scelgono Roma. Thesaurus, a Palermo in mostra il tesoro della Cappella Palatina. Si allunga la stagione della vacanza principale. Secondo un'indagine Enit, su un campione di oltre 3.000 persone, a settembre e ottobre il 45% si è concesso soggiorni lunghi, ma anche fine settimana, e il 15% ha scelto di fare quelle principali, cioè quelle più lunghe, proprio in autunno. A spingere alla realizzazione di queste vacanze nei caldi weekend autunnali è stato il bel tempo, mentre la partenza era già in conto per il 36% e prevista, ma incrementata con più soggiorni, per il 24% degli intervistati. Di questi brevi soggiorni autunnali, il 90% è stato trascorso in Italia, in particolare in Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, poi anche Campania, Toscana, Veneto e Liguria. Se nel 40% si è trattato di destinazioni balneari, il 34% ha scelto mete culturali e il 30% vacanze di stampo naturalistico. Segue il relax, il soggiorno montano, il turismo esperienziale del territorio, enogastronomico e termale. La vacanza è di coppia in questo periodo per il 50%, mentre nel 24% dei casi ancora in famiglia e nel 13% con amici. La cucina italiana continua a essere uno dei principali richiami per i turisti. Il turismo sostenibile è un elemento sempre più rilevante e l'Italia si sta adattando a questa tendenza. Molte città e regioni promuovono iniziative ecologiche e sforzi per preservare la bellezza naturale e il patrimonio culturale. Questa attenzione alla sostenibilità contribuisce a mantenere l'Italia tra le mete predilette dei viaggiatori responsabili. Per Natale si prevede per gli alberghi di Roma un più 30% di arrivi rispetto allo scorso anno, mentre per il periodo di Capodanno la crescita dovrebbe attestarsi su più 20% di arrivi rispetto al 2023, al netto delle prenotazioni che saranno effettuate nei prossimi giorni e delle eventuali disdette. Sono i numeri forniti dall'ente bilaterale del turismo del Lazio durante l'incontro del consiglio direttivo di Federalberghi Roma. Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli, secondo cui la capitale ha confermato un trend di forte attrattività grazie all'impegno dell'amministrazione ed in particolare dell'assessorato al turismo nel proporre un costante flusso di nuove occasioni di visita con il susseguirsi di eventi di richiamo. Inoltre le aperture di nuove prestigiose strutture alberghiere stanno contribuendo ad innalzare il livello complessivo dell'offerta. D'altro canto, per Roscioli si registra il persistere di alcune ombre, e ciò al netto della brutta sconfitta dell'Expo 2030, manifestazione che avrebbe contribuito a cambiare il volto stesso di Roma, oltre che a realizzare un indotto turistico notevolissimo. Il riferimento è all'aumento del contributo di soggiorno di qualche mese fa, che ha penalizzato la ritrovata capacità competitiva sul piano internazionale e alla regolamentazione degli affitti brevi. Torna a splendere un patrimonio segreto finora noto a pochi. Al Palazzo Reale di Palermo apre Thesaurus, la grande mostra sul tesoro della Cappella Palatina. Quasi 9 secoli di storia e arte, 56 reperti come chiave di accesso per un viaggio senza tempo. Thesaurus è una mostra della Fondazione Federico II, in sinergia col Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno e in collaborazione con la Cappella Palatina e diversi enti museali regionali. Resterà fruibile al pubblico fino al 30 settembre 2024. Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea regionale siciliana e della Fondazione Federico II. Cerchiamo ancora una volta di mettere al centro questioni culturali e soprattutto valorizzare sempre di più i nostri beni, i nostri tesori, e ci auguriamo di poter registrare ancora quegli accessi che stanno consentendo alla Fondazione di non solo autosostenersi, ma di avere dei bilanci assolutamente positivi che dimostrano come la cultura, se valorizzata nella giusta maniera, rappresenti veramente un bene. Thesaurus offre una selezione accurata e non casuale dei tesori: cofanetti, argenti raffinatissimi, pergamene, fonti battesimali, opere raffiguranti la Madonna Odigitria, gioielli appartenenti a Costanza d'Aragona, una bolla raffigurante Ruggero II, persino un sigillo mesopotamico trovato in uno dei cofanetti. Patrizia Monterosso, direttore generale della Fondazione Federico II.
più di 9 secoli, è ancora un interesse fortissimo da parte di studiosi, di visitatori che vedono nel palazzo un emblema di una civiltà che ha saputo tenere insieme in chiave di dialogo il pluralismo linguistico e religioso, pur tenendo ferma anche la fede cristiana. Un valore inestimabile proprio per questo patrimonio dell'umanità, e questi reperti rappresentano per noi, finalmente fruibili da tutti e non solo da pochi, come l'emblema della custodia di quella storia che ha fatto grande non solo la Sicilia e il palazzo, ma anche l'Italia e il mondo.